Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i Black Tarot, questo mazzo che io amo particolarmente, a cui sono particolarmente affezionata e che ci riporta al contatto sinergico, diretto e magico con i nostri antenati e spiriti guida, grazie proprio alla tradizione culturale e spirituale africana, accostata a mio avviso magistralmente alla ritualità dei nativi e indigeni americani. Io come sempre ragazzi vi lascio il link in descrizione di un mio video in cui appunto descrivo in maniera piuttosto dettagliata la tradizione che appunto sottende a questo mazzo e ovviamente questo mazzo in particolare. E come appunto vi avevo spiegato nel video di cui vi lascio il link in descrizione, con questo mazzo si possono ovviamente affrontare per tradizione moltissime e differenti tipologie di stese, tra le quali ovviamente anche le doppie stese, quindi due varianti, proprio come faremo quest'oggi. Due varianti appunto tra le quali voi potrete ovviamente scegliere. Qual è l'argomento di cui andremo quest'oggi ad occuparci? È scomparso all'improvviso, senza una particolare motivazione, senza un perché, senza darmi delle spiegazioni. Che immagine ha ad oggi di me? Tornerà da me? Se non altro mi darà delle spiegazioni? Mi ricercherà con un messaggio, una telefonata? Anche in riferimento ovviamente a questa triste, a mio avviso, e dolorosa condizione, quindi di essere abbandonate senza una particolare motivazione così, da un giorno all'altro, da una persona che si stava appunto frequentando, io vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente, decisamente precedente a questo, in cui ho appunto descritto in maniera molto approfondita appunto fenomeni quali appunto il ghosting piuttosto che il benching, quindi tutta una serie di comportamenti ovviamente dannosi per chi li subisce, portati avanti da dei soggetti ovviamente affetti da disequilibrio emotivo. D'accordo? Quindi se volete potete anche vedere appunto questo video. Dunque, userò per rispondere appunto a questa domanda non soltanto due varianti tra le quali appunto potrete scegliere, ma anche appunto un metodo a quattro carte, dove nella prima posizione analizzeremo appunto come questa persona vede voi, che immagine ha di voi, in seconda posizione il vostro partner o ormai ex partner, in terza posizione gli elementi nascosti, ciò che voi non sapete di questa persona, e infine in quarta posizione come evolverà ovviamente la situazione nel prossimo futuro o comunque ragazzi nelle tempistiche identificate ovviamente dall'arcano, perché voi sapete appunto che ogni arcano ha ovviamente le proprie tempistiche, si riferisce a un determinato periodo, una determinata stagione, ma anche addirittura determinati giorni in particolare dell'anno e addirittura della settimana. D'accordo? Dunque, iniziamo con la prima variante e dunque per tutti coloro che appunto si ritroveranno a scegliere questa prima variante per il principio di sincronicità e che stavano vivendo dunque una frequentazione, una storia con una persona che poi appunto si è dileguata e scomparsa senza una reale motivazione. Quindi una persona che ovviamente non ha attraversato con voi un periodo di particolare crisi, ma una persona che all'improvviso ha smesso di scrivervi, di farsi sentire, di volervi vedere. Quindi una persona che ovviamente non vedete, non sentite, non soltanto da pochi giorni, ma anche evidentemente anche da diverse settimane o mesi. Evidentemente una persona che è letteralmente fuggita senza darvi alcuna spiegazione, dunque evidentemente anche questo a mio avviso l'elemento peggiore, d'accordo? Dunque iniziamo appunto la prima variante, inizio appunto a mescolare il mazzo con appunto il metodo
delle quattro carte. Perfetto. Dunque, io allontano appunto momentaneamente il mazzo appunto dalla stesa. Allora, iniziamo con appunto la prima posizione, ossia appunto questa persona, che immagine ha di voi ad oggi? Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il 4 di bastoni. Allora, in realtà questa persona non ha un'immagine particolarmente negativa di voi, cioè il 4 di bastoni è una carta che indica, vedete, sicurezza, quindi stabilità. Cioè queste due persone, vedete, stanno appunto evidentemente svolgendo un'attività di tipo sportivo, comunque stretching, della ginnastica, che ovviamente permette ad entrambi di rimanere in una posizione, direi, piuttosto stabile. In qualche modo l'uno, vedete, legato all'altro, al punto che addirittura anche nella stessa immagine si distingue poco il braccio e appunto la mano della ragazza rispetto al braccio e la mano appunto del proprio compagno. Quasi in una sorta di fusione, diciamo, iconografica, proprio perché questa persona in realtà sa che comunque nel momento in cui debba o voglia tornare, troverebbe comunque, troverà sicuramente in voi una persona stabile, comprensiva, capace comunque di accettare una spiegazione ovviamente plausibile, ma comunque di portar fede al vostro rapporto, cercando di mantenerlo in equilibrio. Ragazze, questo non è quello che voi fareste o che farete, è come lui vede voi. Quindi, nel momento in cui questa persona possa tornare da voi, ok, potrebbe pensare di trovarsi di fronte ad una donna capace di tutto ciò, ma voi poi potreste stupirlo e comportarvi in maniera completamente diversa. Fatto sta che l'immagine che lui ha di voi è di donna equilibrata, donna saggia, donna stabile, donna matura. Parliamo di bastoni, 4 di bastoni, che rappresenta appunto le 4 gambe del tavolo, le 4 mura di casa, quindi una profonda solidità e stabilità. Quindi non è una persona che teme assolutamente di avervi perso. Qui non c'è la torre, non c'è il 10 di spade, non è in questo momento una persona che si sta, diciamo, particolarmente preoccupando di avervi perso. Questo chiaramente include anche non provare sensi di colpa, non provare particolari rimorsi. Quindi è una persona che in questo momento di voi ha un'immagine, d'accordo, molto bella e molto positiva, ma obiettivamente comunque di una persona un po' troppo, direi, comprensiva, d'accordo? Quindi vi ripeto, questa non è una persona che pensa di avervi perso, 4 di bastoni, è una persona che al contrario è assolutamente convinta che appunto nel momento in cui possa tornare troverebbe ancora appunto una donna capace di riaccoglierlo a braccia aperte. Il 4 di bastoni ha come, diciamo, definizione classica l'alleanza. Quindi in realtà questa persona sa di avere una sorta di patto anche morale con voi e sa che voi sareste in grado di offrirgli aiuto, assistenza, comprensione. Quindi in realtà è una persona che si sente molto capita da voi, d'accordo? Sa che voi siete un punto, vedete, di riferimento importante, capace di portare ordine ed equilibrio nella sua stessa vita.
Quindi una persona che con voi si sente stabilmente, nonostante l'allontanamento, comunque in un rapporto di coppia, in un rapporto sentimentale soddisfacente, cioè sente un forte legame tra di voi, tuttora, nonostante questa persona possa essere scomparsa. D'accordo? Quindi sicuramente sa che potrebbe andare incontro ad una, appunto, fioritura, ad un ritrovato accordo. Sa di trovare ospitalità. Ovviamente in voi. Nonostante però questa persona sa che potrebbe ovviamente essere necessario ancora del tempo e chiedervi ancora di pazientare implicitamente e di portare ovviamente pazienza e rispetto a questo suo momento. È una persona che sta ovviamente agendo di conseguenza in maniera piuttosto egoistica, proprio perché lui si sta prendendo dei tempi per gestire delle sue problematiche e ovviamente un suo disequilibrio, ma sa che comunque, anzi è pienamente convinta del fatto che voi sareste comunque disposte appunto a riprendere questa persona appunto nella vostra vita. Inoltre è una persona che vi vede particolarmente belle, perché il 4 di bastoni parla proprio di vitalità fisica, di bellezza fisica, di prestanza, vedete, muscolare. Quindi è una persona che comunque vi vede non solo bella esteriormente, ma anche bella interiormente. Quindi sicuramente è una persona che sta pensando che il vostro sarà un malessere e un allontanamento, ma solo temporaneo, e che quindi ovviamente dovrete aspettare poco tempo ancora prima che appunto possa riaffacciarsi a voi. Vediamo a questo punto lui in questo momento però come si sente, come sta vivendo questo allontanamento da voi. E qui abbiamo il 3 di denari. Allora, questa persona si sta occupando di questioni di tipo, vedete, denari, cioè economico-finanziarie. Non parliamo di bastoni in questo caso, quindi non c'entra in maniera diretta l'ambito professionale, però ovviamente potrebbe derivarne. Il 3 di denari ci parla di appunto collaborazioni, cioè di occuparsi di questioni economico-finanziarie che possano fruttargli del denaro, che possa in qualche modo permettere a questa persona di realizzare determinati sogni. Quindi sta cercando di portare a termine un'impresa di tipo economico-finanziaria. Quindi questa persona potrebbe essere impegnata in questo momento, in questo periodo, a collaborare, nel collaborare con altre persone, perché è un 3 di denari, al fine di portare avanti un impegno comune che lega lui e queste altre persone. Quindi generalmente, vi ripeto, un'impresa professionale che però ha come scopo ultimo il guadagno in sé e per sé. Quindi in questo momento sta cercando di usufruire della generosità, dell'intelligenza, dell'onestà, delle capacità e della collaborazione di altre persone. Potrebbe aver anche accettato una nuova proposta di lavoro. Quindi qui si parla di nuovi affari che questa persona sta intraprendendo. Vi ripeto, per ottenere denaro, contratti, nuovi contratti, permute, quindi guadagni. Non chiaramente guadagni elevati perché è un 3 di denari, non un 9 o un 10 di denari, ma comunque del denaro che possa fruttargli. Quindi in realtà potrebbe anche trattarsi della compravendita di un immobile, quindi potrebbe vendere un immobile per acquistarne un altro. È una carta di grado terzo che quindi rappresenta anche degli spostamenti, quindi potrebbe essere in viaggio, potrebbe spostarsi per lavoro o comunque per studio, grazie appunto a degli incentivi o a dei premi che questa persona potrebbe aver ricevuto. D'accordo? Quindi sta iniziando una collaborazione o si sta occupando, vi ripeto, di mettere delle solide basi, parliamo di denari, d'accordo, per il suo futuro collaborando con altre persone. Quindi in questo momento questa persona non ha
diciamo, pensieri in riferimento alla vita sentimentale, perché ha delle altre priorità. È chiaro però, ragazze, che un allontanamento del genere non può essere unicamente giustificato da un tre di denari che possa appunto parlarci di collaborazioni o comunque di gravosi, per carità, impegni finanziari e professionali. Questa è una persona che ha, come tutti noi, una scala gerarchica di priorità e al primo posto questa persona non mette i sentimenti. Cioè questa persona non ci ha impiegato né uno né due per allontanarsi definitivamente per un determinato periodo da voi, pur di dare libero spazio a quello che per lui è la priorità, cioè il denaro, il benessere economico finanziario. Questo è il problema reale. Quindi non tanto il fatto che questa persona si sia allontanata per occuparsi di questioni comunque, vi ripeto, economico-finanziarie importanti, ma il vero problema è che questa persona vede in queste situazioni economico-finanziarie la priorità rispetto anche al rapporto con voi. I denari rappresentano sempre degli individui, d'accordo, generosi, persone anche benestanti, che sanno maneggiare il denaro, che amano gli agi, ma che danno troppa importanza alla materialità. Quindi persone troppo attaccate ai beni materiali della vita. Quindi è una persona potenzialmente molto avida. Cioè non è detto che quest'uomo navighi da un punto di vista economico in cattive acque. Semplicemente potrebbe essere una persona già benestante che però vuole sempre di più. D'accordo? Quindi il problema reale sta in questo. Cioè nel fatto che questa persona ha messo e metterà, fino a prova contraria rispetto appunto alla carta del futuro, ovviamente l'amore e il rapporto d'amore in netto secondo piano rispetto alle sue preoccupazioni, e poi bisogna ovviamente capire se possano essere reali o meno, di tipo appunto economico-finanziario. D'accordo? Quindi è una persona che è troppo attaccata all'aspetto economico-finanziario materiale del vivere. È una persona che vuole avere un'immagine da un punto di vista economico finanziaria sempre vincente. Quindi in qualche modo una persona che giudica gli altri e quindi vuole a sua volta essere giudicato dagli altri in base unicamente ai propri beni, ai propri possedimenti. Quindi è una persona che giudica in maniera superficiale gli altri e che pensa di essere giudicata sempre in maniera superficiale dagli altri. Quindi è una persona che ha dei metri di giudizio particolarmente, a mio avviso, immaturi e poco saggi. Questa non è una persona che dà grande importanza alla spiritualità, al sentimento, all'emozione, all'amore. Vediamo che cosa voi non sapete di questa persona, gli elementi nascosti. E qui abbiamo il 5 di coppe. Ecco, appunto, compare una carta di coppe, ma ovviamente direi anche la peggiore tra appunto le 10 carte di coppe numerali. Allora, in questo caso il 5 di coppe ci parla appunto di una persona che, come proprio vi avevo anticipato, non sa gestire i sentimenti. Quindi una persona che molto spesso, vedete, va in confusione nel momento in cui si trova a dover gestire una storia che in qualche modo possa procedere, diciamo, positivamente. Anzi, direi che soprattutto nel momento in cui il rapporto va bene, questa persona cerca un po' di riportare quella sorta di brio folle, ovviamente, cercando delle occasioni e creando ex novo delle occasioni di discordia, di disagio, cioè proprio nel momento in cui
le situazioni tendono ad andare bene, questa persona fa 10 passi indietro. O in maniera più o meno implicita, crea appunto occasione per un litigio, per un allontanamento, per una separazione. Perché questa è una persona che teme molto i sentimenti. Ecco perché, come vi dicevo prima, nella sua scala gerarchica delle priorità mette al primo posto i beni materiali, perché sono più facilmente controllabili, i sentimenti no. Quindi è una persona immatura ed è una persona molto molto fragile. Ecco cosa vi viene ovviamente mostrato dagli spiriti guida, cioè questa è una persona immatura, è una persona che non sa gestire l'amore. Qual è l'unico aspetto positivo del 5 di coppe? La sessualità. Quindi da un punto di vista fisico è una persona che ama molto l'erotismo. Quindi è una persona che sa dare e che ama molto ricevere. Quindi da un punto di vista pratico, vedete, di nuovo da un punto di vista materiale, questa persona è eccellente. Quindi dà il meglio di sé, o cerca se non altro di dare il meglio di sé. Ma da un punto di vista proprio sentimentale ed emotivo, questa è una persona che obiettivamente ci sa fare molto poco. Nel caso in cui voi stiate chiedendo di una persona impegnata, il 5 di coppe ci parla di una persona che è in dubbio, ma in una profonda confusione, se appunto lasciare o meno la compagna ufficiale. Quindi non è assolutamente pronta questa persona a lasciare la sua compagna. Quindi è una persona che tende proprio a prendersi del tempo, a stare anche in totale solitudine, per in qualche modo acquietare quella sorta di subbuglio interiore emotivo che lui non riesce a gestire. Quindi fa fatica a controllare emozioni e sentimenti e dunque scappa. Nel momento in cui si sente sopraffatto da questi sentimenti, tende a scappare, proprio nel momento in cui ovviamente tutto inizia ad andare bene. Quindi è una persona che ha paura anche della sconfitta, ha paura del fallimento, ha paura di essere lasciato, ha paura dell'abbandono. Cioè una persona che pur di non essere lasciata, lascia per prima. Io conosco tantissime persone che hanno proprio questa sorta di modus operandi nell'ambito delle proprie relazioni sentimentali e quindi tendono magari ad inanellare più frequentazioni o contemporaneamente o anche ovviamente una di seguito all'altra, proprio perché obiettivamente tendono ad iniziare bene una storia ed una relazione per poi ovviamente scappare ed allontanarsene. Ma vi posso garantire che questa è una persona che obiettivamente è sempre stata così. Cioè il problema non è nato con voi, non siete voi il problema. Questa è una persona che tende a legarsi in maniera superficiale agli altri proprio perché fa fatica ad instaurare dei rapporti profondi e significativi. È una persona, vedete, che in qualche modo rimpiange sempre quello che ha perso, guarda sempre quello che non ha, quindi il bicchiere per lui è sempre mezzo vuoto, non è mai mezzo pieno. E quindi in qualche modo è come se questa persona si autolimitasse alla felicità. Quindi tende a vivere di comunque tensioni affettive, di ansie, di momenti di indecisione. È una persona che tende a temporeggiare troppo appunto nelle proprie scelte e che tende ad avere dei conflitti importanti con le persone che lo circondano, perché le carte di grado 5 rappresentano generalmente appunto i conflitti. D'accordo? Ma possono rappresentare in particolar modo il 5 di coppe la famiglia, in particolar modo la famiglia d'origine. Quindi questa persona potrebbe aver avuto dei rapporti familiari e avere tutt'oggi dei rapporti familiari pessimi con i genitori piuttosto che con i fratelli, con i quali potrebbe avere appunto veramente delle grandi e quotidiane discussioni. D'accordo? Quindi ci sono situazioni negative che questa persona comunque ha sempre vissuto e che hanno contribuito a creare una sorta di vuoto emotivo all'interno dell'anima proprio di questa persona.
D'accordo? Quindi sicuramente non è stata una persona fortunata perché il suo passato ovviamente non è mai stato roseo, vi ripeto, soprattutto da un punto di vista familiare per quanto riguarda la sua famiglia di origine, però obiettivamente è una persona che tende a riproporre, a ricalcare ovviamente questa stessa negatività anche ovviamente nelle relazioni che va a vivere con le varie partner, quindi è un imprinting, diciamo, negativo, sono delle orme che questa persona tende purtroppo sempre a ripercorrere anche, ovviamente, nelle varie relazioni. D'accordo? Quindi qui le motivazioni in questa stesa, se non altro, sono obiettivamente molto profonde, quindi ci troviamo sicuramente di fronte ad una persona fortemente fragile. D'accordo? Che quindi tende, vi ripeto, a mantenere comunque i rapporti sempre ad uno stato di superficialità. E nel momento in cui tende ad andare tutto bene, questa è una persona che può proprio creare dei dissidi per avere, diciamo, una scusante implicita ed allontanarsi. D'accordo? Quindi non è sicuramente il soggetto più semplice che in qualche modo il karma vi poteva mettere di fronte, eh? Devo dire la verità. Vediamo a questo punto il futuro, quindi i prossimi giorni, prossime settimane o comunque le tempistiche identificate dall'arcano. Vediamo come agirà appunto questa persona. E qui abbiamo il 4 di spade. Allora, questa è una persona che si prenderà ancora del tempo. Non è una chiusura, quindi ve lo ribadisco, questa persona non chiuderà con voi, non considera la vostra storia ovviamente chiusa, perché il 4 di spade non è una carta di chiusura, rappresenta però un momento di pausa. Cioè, questa persona ha bisogno di in qualche modo esiliarsi, di un momento di isolamento, proprio per riprendere quiete all'interno della propria anima. Potrebbe trattarsi anche, vi ripeto, di una piccola vacanza, comunque di qualche giorno ovviamente trascorso fuori porta. Perché è una persona che ha bisogno in qualche modo di ritrovare energia e serenità dopo un periodo per lui, da un punto di vista, vi ripeto, emotivo, particolarmente difficile e penoso. Cioè il rapporto con voi, ragazzi, a parte questo, a prescindere, vi ripeto, da questo 3 di denari, quindi queste incombenze, che però ovviamente possono essere gravose e ovviamente portare anche alla necessità di una vacanza o comunque di riposo dato dal 4 di spade, ma comunque vi ripeto, a prescindere da questo 3 di denari, questa persona nel vostro rapporto ha provato troppo, ha provato troppo, ha provato tanto. Di conseguenza, chiaramente, è una persona che ha bisogno di ovviamente riprendersi da questa ondata d'amore, ovviamente, alla quale lui non è assolutamente abituato. Quindi vi ripeto, non è una carta di chiusura, non è una torre, non è un 10 di spade, non è un 7 di spade, cioè non è una persona che nel frattempo penserà di tradirvi con qualsiasi altra persona possa capitargli a tiro. Assolutamente no, anzi, questa non è una persona che sta pensando al tradimento, ma è una persona che sta pensando, vi ripeto, in maniera forse un po' egoistica, unicamente a se stessa. Io paragono molto spesso il 4 di spade alla carta delle nuvole, appunto, delle Lenormand, cioè rappresenta delle, diciamo, passeggere nuvole, quindi un momento di stand-by che però sarà necessario a questa persona, ovviamente, per riflettere. Qui parliamo di spade che ovviamente ci parlano di mentale. Dunque, questa persona, nel momento in cui, vedete, andrà a comunque riposare la propria anima, sicuramente tornerà da voi guarita, perché il 4 di spade ci parla proprio di guarigione. Quindi tutte le difficoltà giungeranno al termine. Questa collaborazione che lui ovviamente tanto tiene a portare a termine, ovviamente avrà i suoi frutti, le contrarietà verranno sicuramente superate e nel momento in cui questa persona si sentirà di nuovo risollevata, ovviamente, da questa, diciamo, burrasca interiore ed emotiva, ritornerà ovviamente da voi.
Quindi, nel caso in cui tra di voi ci siano stati, per esempio, momenti di bisticcio o comunque parole dette in maniera non propriamente pacifica, verrà tutto risolto, perché il 4 di spade ci parla di riappacificazione. Dopo, però, vi ripeto, un periodo di tranquillità, d'accordo? E soprattutto questa persona, dopo aver riflettuto molto, molto probabilmente appunto tornerà prendendosi le sue responsabilità di ciò che ha detto e di ciò che ha fatto. È anche pronta a prendere delle decisioni importanti che potrebbero cambiare la sua vita. D'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che cercherà uno spazio tutto per sé, anche uno spazio, vi ripeto, di solitudine, ma ovviamente per poter, diciamo, portare a termine determinate situazioni e per poter tornare da voi in maniera molto più carica, diciamo così. Ovviamente, però, parliamo di un 4 di spade, di conseguenza, sicuramente necessiterà di attesa e di cautela, però vi ripeto, sicuramente la situazione andrà a migliorare. Vi ripeto, però, portando prudenza, cautela, ordine e costanza. Sicuramente, perché questa è una persona che ovviamente ha una grande, vi ripeto, necessità di superare determinate difficoltà interiori. Ma vi ripeto, a mio avviso, questa persona tornerà sicuramente con un atteggiamento diverso, ma proprio perché si sarà presa del tempo sufficiente per poter riflettere non più a caldo, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che tornerà comunque cambiata o comunque diciamo con dei pensieri sicuramente diversi rispetto a come obiettivamente avevate visto e conosciuto appunto questa persona. Allora, per quanto riguarda sicuramente le tempistiche, generalmente il 4 di spade ci parla ovviamente, essendo una carta di spade, di un cambiamento che ovviamente non procederà entro pochi giorni o entro poche settimane. Cioè questa persona potrebbe comunque, vi ripeto, anche contattarvi prima, ma un vero e proprio cambiamento, cioè quel processo di guarigione di cui vi ho appunto appena parlato, che porterà questa persona ad una reale riflessione, prendendosi le giuste responsabilità e avviandosi ad un cambiamento, ecco, in questo caso però ovviamente le tempistiche saranno più lunghe, quindi si dovrà attendere ancora sicuramente qualche mesetto. In particolar modo, il 4 di spade si riferisce ai giorni che vanno appunto dal 9 al 14 di luglio, d'accordo? Quindi obiettivamente si tratterà di aspettare ancora un paio di mesi circa, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona si riaffaccerà alla vostra vita, ma in questo momento ha proprio bisogno, ovviamente, di un momento di pausa. Ovviamente però a voi starà la possibilità e ovviamente la scelta se accettare o meno, chiaramente, queste tempistiche, perché ovviamente nel momento in cui questa persona tornerà comunque decisamente pronta per poter ricominciare ovviamente una storia con voi, è chiaro che da parte vostra potrebbe esserci ovviamente un rifiuto, soprattutto nel caso in cui la situazione ovviamente vada avanti per troppo tempo. Però vi ripeto, è un tempo necessario affinché questa persona possa recuperare le proprie energie psicofisiche dopo un periodo burrascoso, per cui questa persona vorrà ritrovare la pace per poter in qualche modo tornare da voi e affrontare con voi un discorso in maniera diversa. Ok? Quindi dovrà questa persona riflettere ovviamente molto e ovviamente dal mio punto di vista sicuramente questo è lodevole proprio perché evidentemente non vuole perdurare, per esempio, nell'ingannarvi nel caso in cui sia una persona impegnata e non voglia in questo momento, non se la senta di lasciare la compagna, d'accordo? Quindi sicuramente qui ci troviamo di fronte ad una persona che, vi ripeto, potrebbe anche farsi sentire prima, perché comunque una carta di
di grado quarto, però chiaramente le tempistiche di guarigione e di sviluppo sono più lunghe perché parliamo ovviamente di spade. Quindi al di là del piccolo messaggio, della piccola telefonata, del like sui social, per riprendere un discorso ovviamente più serio e continuativo, qui necessiterà di più tempo, d'accordo? Quindi con particolare attenzione ai primi giorni appunto del mese di luglio, comunque alla prima quindicina appunto del mese di luglio. D'accordo? Di conseguenza, ragazzi, è chiaro che in questo caso, vi ripeto, spetterà sicuramente a voi il decidere e appunto lo scegliere se appunto attendere questa persona. Ma vi ripeto, questa non è una persona che nel frattempo si darà alla pazza gioia. È una persona troppo confusa, una persona troppo fragile che obiettivamente non riesce a vivere con, diciamo, equilibrio, gioia e serenità un rapporto d'amore. E dunque, se lui non riesce a viverlo, come può rendere voi felici e serene in un rapporto d'amore? Difatti siete in questa stesa, quindi è chiaro che in questo caso dovreste voi riflettere in prima persona se ovviamente questa persona sia giusta per voi o se invece voi meritiate, come tutti noi, una persona che sia sempre al vostro fianco, a prescindere da problematiche economiche, a prescindere ovviamente da sue fragilità interiori. Ragazzi, io lo ripeto sempre, noi abbiamo bisogno di un compagno, non di un paziente, d'accordo? Quindi in questo caso è ovvio che questa è una persona che a mio avviso avrebbe notevolmente bisogno di aiuto, ma ovviamente voi dovete essere la sua compagna, non la sua terapeuta, d'accordo? Quindi cercate comunque di andare avanti, ovviamente, con la vostra vita, a prescindere poi dai comportamenti e dalle azioni che appunto questa persona poi metterà in atto. Ma vi ripeto, sicuramente questa persona si rifarà ovviamente di nuovo viva, però vi ripeto con delle tempistiche ovviamente più lunghe del previsto e sicuramente rischiando di lasciarvi comunque in una attesa dolorosa. Dunque, il consiglio che io mi sento ovviamente di darvi è andate avanti con la vostra vita, d'accordo? A prescindere dai movimenti che potrebbe poi effettuare ovviamente questa persona. D'accordo? Allora, questa stesa appunto finisce qui e io ricomincio appunto a mescolare il mazzo. Allora, e ovviamente iniziamo quindi la seconda stesa. Seconda stesa che ovviamente verrà scelta da tutti coloro che appunto incapperanno in questo video per il principio di sincronicità e che appunto sceglieranno questa seconda variante e che ovviamente stanno vivendo una condizione sentimentale direi ben poco piacevole, ossia appunto l'abbandono, l'allontanamento da parte di una persona a voi cara che stavate frequentando, con la quale avevate una relazione, una storia, che all'improvviso ovviamente è scomparsa senza una particolare ovviamente spiegazione, d'accordo? Dunque, cerchiamo un po' di capire quindi come questa situazione andrà avanti e dunque vogliamo chiedere agli spiriti guida appunto che cosa questa persona prova, pensa di questa situazione, come sta vivendo questo allontanamento da voi. Cerchiamo di capire obiettivamente come questa persona veda voi, cioè che immagine abbia ad oggi di voi questa persona e ovviamente come poi appunto evolverà questa situazione, d'accordo? Tenendo conto anche di una carta, un elemento a mio avviso importante, cioè tutto ciò che voi non sapete di questa persona, quindi quei fattori nascosti che invece dovreste assolutamente conoscere, se non altro anche per comprendere le motivazioni che hanno appunto portato questa persona ad allontanarsi da voi. Dunque, io inizio appunto a mescolare il mazzo. Ok.
Perfetto. Allora. Ripongo momentaneamente appunto il mazzo lontano dal tavolo di stesa e dunque appunto iniziamo con la prima posizione, ossia appunto che immagine ha ad oggi questa persona di voi. E qui abbiamo il 7 di spade. Allora, questa è una persona che obiettivamente si fida molto poco degli altri. Quindi diffida anche molto di voi, è una persona molto sospettosa, ma perché, ragazze, come ovviamente vuole il grande detto, chi mal pensa, mal fa. Il 7 di spade ci parla di tradimento, quindi è una persona che pensa di essere stato addirittura tradito, comunque imbrogliato, non necessariamente tradito con un altro uomo, ma comunque preso in giro nelle proprie aspettative. Quindi, o molto probabilmente questa persona ha frainteso qualcosa che voi potreste avergli detto, perché parliamo di spade, quindi anche di comunicazione, ma averlo veramente mal interpretato, quindi aver pensato subito male di voi, e comunque dubitare del vostro reale interesse, oppure pensa proprio che voi abbiate avuto o abbiate tuttora un'altra persona. Ecco, nel caso in cui ovviamente sia stato ormai il vostro un rapporto clandestino, perché proprio voi eravate appunto l'elemento impegnato, è chiaro che questa persona ha sempre vissuto molto male il vostro compagno ufficiale. Nel caso in cui però voi siate assolutamente libere, single, questa persona purtroppo ha sempre dubitato di voi, cioè una persona molto, molto sospettosa. Ma perché? Perché il 7 di spade di cosa ci parla? Ci parla di una personalità, vi ripeto, fortemente insicura, che vede nemici dappertutto. Una persona che non si sente probabilmente all'altezza delle situazioni che va a vivere, perché vede rivali ovunque, pronti in qualche modo a, diciamo, portargli via l'oggetto del suo amore, del suo desiderio, in questo caso voi. Quindi, anche in questo caso, come nella variante precedente, abbiamo un individuo con una personalità molto fragile, ma in questo caso la fragilità non porta questo soggetto a diventare egoista, come nella prima variante, bensì a diventare fortemente sospettoso. Quindi questa persona teme, anzi direi che ha quasi la certezza, la consapevolezza, che il vostro interesse nei suoi confronti non era reale. O comunque è una persona, vedete, che tende ad essere sempre purtroppo sul piede di guerra, cioè una persona che vive molto male tutte le situazioni che va appunto a vivere. Ed è sempre, vedete, pronto a ferire gli altri per non essere a sua volta ferito. Ma così facendo, come agisce? Agisce in maniera irresponsabile, agisce in maniera da tradire lui stesso l'altra persona, quindi in questo caso voi, tradire nelle aspettative. È una persona che tende a fuggire. Perché il 7 di spade parla generalmente di chi lancia sasso e tira indietro la mano. Cioè, come se questa persona vi abbia dimostrato il suo interesse per ovviamente diverso tempo, per poi togliervelo d'improvviso, rinnegando quasi quello che possa aver detto, progettato con voi, perché obiettivamente si è sentito in pericolo. Proprio perché è una persona che, vi ripeto, o potrebbe essere stata tradita molto in passato, oppure veramente si aspettava un'azione da parte vostra che però non è arrivata. E quindi questa persona si è messa sulla difensiva, ma non ha affrontato in maniera matura e saggia un discorso con voi per farvi capire in cosa stava scricchiolando il rapporto, bensì è scappata.
Quindi è una persona che tende sempre a dare la colpa all'altra persona. Ma chi è scappato dalla relazione, ragazze? Chi è che è scomparso senza dare una spiegazione? Voi o lui? Lui. Quindi, con quale coraggio questa persona può dare a voi delle colpe? Questo è un ragionamento completamente folle, privo di equilibrio e di una certa ragionevolezza. Quindi è una persona che, in maniera più o meno lecita, sicuramente può aver avuto dei dubbi e dei sospetti. Basta chiarire, d'accordo? Questa persona è scappata. Ha preferito fuggire e lo ha fatto nel peggiore dei modi, perché il 7 di spade ci parla di codardia. Quindi di una persona che ha paura di affrontare vis-à-vis un'altra persona. Quindi in realtà qui abbiamo già un andare a delineare un carattere, direi, piuttosto difficile, perché questa, vi ripeto, è una persona che tende ad agire nell'ombra, quindi potrebbe aver valutato per diverso tempo alcuni vostri comportamenti. Quindi questa persona non conosce la spontaneità. Questa persona e la spontaneità sono due rette parallele. Non si incontrano mai. Quindi tutto quello che questa persona può avervi detto e fatto, cercate veramente di prenderlo con le pinze. Perché era tutto, tra virgolette, passatemi il termine, programmato al fine da ottenere, ovviamente, da voi un riscontro. Quindi non è stata una persona spontanea. È una persona che potrebbe anche aver mentito. Il 7 di spade, appunto, parla di menzogne. Quindi è una persona che potrebbe aver mentito per ottenere da voi delle rassicurazioni. Nel momento in cui da voi queste rassicurazioni giustamente non sono arrivate, è chiaro che questa persona è scappata. Ma questa è una persona che esaspera ed esagera su ogni fronte. E nel momento in cui questa persona non è contenta, non è soddisfatta, nelle sue folli e lucubrazioni scappa. Quindi è una persona che ha un profondo disagio, ma davvero molto profondo. Però il 7 di spade ci parla comunque, anche in questo caso, come nella variante precedente, non di una chiusura. Quindi comunque è una persona che sa che molto probabilmente, tornando da voi, non vi ritroverà comunque ad aspettarlo, ad attenderlo a braccia aperte. Ma la speranza, perché il 7 di spade ci parla di speranza, che appunto dopo magari anche un confronto duro, perché il 7 di spade ci parla anche di litigio, comunque si potrebbe riprendere una comunicazione. Quindi questa persona sa che tra di voi non ci saranno comunque i fuochi d'artificio nel momento in cui questa persona possa tornare. Quindi sa di poter andare incontro ad una lotta, comunque a ritrovarsi di fronte ad una persona arrabbiata, giustamente, ma anche la speranza che possa in qualche modo obiettivamente sistemarsi la situazione. Però vi ripeto, ragazze, attenzione a questo individuo, perché è una persona che non agisce mai spontaneamente, è una persona che calcola in maniera eccessivamente ipercritica qualsiasi vostro atteggiamento, ragionamento, movimento. Quindi è una persona che tende veramente a vivere anche di paranoie e di conseguenza rende i rapporti profondamente difficili e invivibili. Difatti voi siete in questa stesa. Quindi mi raccomando, a prescindere poi da quello che possa essere il risultato della carta finale, cercate, mi raccomando, di prestare attenzione comunque a questa persona, perché ha effettivamente un atteggiamento interiore, innanzitutto poco pulito, perché il 7 di spade è la carta del ladro, che tende ovviamente ad agire alle spalle, che tende ad ingannare gli altri per metterli alla prova, non vuole affrontare certe situazioni e quindi scappa. D'accordo? Quindi attenzione, perché una persona che potrebbe avere ancora la speranza di poter tornare da voi, nonostante ovviamente sappia che sicuramente ci sarà, potrebbe esserci anche un momento di contrasto piuttosto pesante. Attenzione però all'atteggiamento tipico
di un manipolatore, cioè questa persona potrebbe addossare a voi delle colpe e farlo in maniera molto abile, perché abbiamo una carta che parla di spade, quindi un mentale che ovviamente quando vuole sa agire con ovviamente intelligenza. D'accordo? Quindi attenzione a qualsiasi comportamento questa persona possa andare ad adottare, perché è una persona che potrebbe girare la situazione in modo da dare la colpa a voi, o comunque in modo da raccontarvi determinate situazioni irrealistiche. D'accordo? Questa è una persona che è scappata in maniera codarda, perché non è riuscito a confrontarsi con voi a livello dialogico e comunicativo circa delle sue aspettative che dal suo punto di vista non sono state appunto soddisfatte. D'accordo? È una persona che potrebbe avervi messo alla prova per diverso tempo, quindi non è una persona spontanea, attenzione, ma sa ovviamente che non vi troverà disposte ad aspettarlo. Questa è una persona che è assolutamente consapevole del fatto che tornando da voi potrebbero esserci delle liti o dei contrasti pesanti che potrebbero anche portare eventualmente successivamente ad una chiusura. D'accordo? Vediamo in questa posizione come sta vivendo lui questi momenti lontano da voi. 9 di denari. Allora, questa è una persona che ovviamente vive la propria condizione da single in maniera piuttosto spensierata, cioè è una persona che obiettivamente sta meglio, si sente meglio interiormente quando è da solo, quindi quando è single, quando non è in coppia, piuttosto che quando è ovviamente con al fianco un'altra donna. Perché? Perché non si fida mai degli altri, l'ho detto con il 7 di spade. Questa persona vive di paranoie, vede nemici ovunque, anche dove non ci sono. Ovviamente da solo sta bene, per forza, perché di se stesso si fida. Quindi questa è una persona che preferisce, ovviamente, sentirsi completamente libero, 9 di denari, piuttosto che legarsi ad un'altra persona. Quindi ama la propria quotidianità, i propri spazi, le proprie abitudini, ama godere del benessere, anche, vedete, denari economico-finanziario che questa persona potrebbe aver accumulato nel tempo, ama occuparsi del proprio lavoro, del proprio aspetto appunto economico-finanziario, del proprio denaro, dei propri beni, dei propri possedimenti, nel caso in cui ce l'abbia. È una persona che ama vivere di agi ed è una persona che ama vivere in maniera totalmente autonoma ed indipendente rispetto all'amore. Quindi anche in questo caso, come nella variante precedente, abbiamo sì una persona che si sta occupando in maniera pratica di questioni economico-finanziarie, ma obiettivamente qui abbiamo un 9 di denari, quindi una persona che sta molto molto bene da sola e che ama vivere delle proprie ricchezze, di ciò che comunque è riuscito ad accumulare, diciamo, nella sua vita, o anche nel caso in cui non sia una persona particolarmente benestante, è comunque una persona che obiettivamente ama comunque vivere, diciamo, in maniera autonoma la propria quotidianità, senza sentirsi legato ad un'altra persona. Perché nel momento in cui questa persona inizia a sentirsi legato ad un'altra donna, tende a comportarsi in questo modo, come questo 7 di spade. Quindi anche in questo caso abbiamo una sorta di modus operandi, cioè è una persona che tendenzialmente tende ad ingannare, è una persona menzognera, è una persona che vede negli altri dei grandi bugiardi, dei grandi ingannatori ed è ovviamente anche una persona che sta molto bene da sola. D'accordo? Quindi crede, erroneamente ovviamente, di bastare a se stesso. Inoltre, ragazzi, il 9 di denari parla anche di compagnie sbagliate, cioè questa persona potrebbe avere al proprio fianco degli amici che gli danno dei cattivi consigli. Quindi, avete presente il classico diavoletto che parla ad un orecchio? Ecco, questa persona è circondata da individui che obiettivamente gli danno dei cattivi consigli, sicuramente. Non lo appoggiano nelle riflessioni, ma anzi instillano in lui
il dubbio sulle partner che lui di volta in volta incontra. Quindi è una persona che tende obiettivamente a creare più conoscenze, più rapporti. Quindi anche in passato, attenzione ragazzi, anche in passato questa persona si è già comportata così con altre partner alle quali ha poi dato tutta la colpa del fallimento del loro rapporto. Nel caso in cui questa persona all'inizio della vostra conoscenza vi abbia parlato di queste megere che lo hanno circuito e poi deluso, attenzione, perché stava parlando di se stesso, perché lui ha questo atteggiamento. Quindi è una persona che prova una profonda instabilità affettiva, non sa stare in un rapporto ed è anche una persona mal consigliata, circondata da persone molto negative che lo portano alla leggerezza, allo sperpero, vi ripeto, all'infedeltà, alle menzogne. Quindi attenzione a questa persona, perché potrebbe essere in grado di pronunciare tantissime belle, profonde parole per poi non concretizzarne nemmeno una. D'accordo? Quindi attenzione a questa persona. D'accordo? Quindi ragazzi, attenzione, ve lo ripeto, a quello che potrebbe raccontarvi questa persona nel momento in cui possa tornare, d'accordo? Perché questo è il suo modus operandi, è lui che scompare, è lui che crea problemi in una storia, non le compagne di turno, d'accordo? Questa è una persona che si è sempre comportata così, quindi non è per responsabilità vostra, come questa persona potrebbe volervi far capire, è lui che ha sbagliato, ed è lui che sbaglia sempre nelle relazioni, perché le vive in maniera disordinata, in maniera superficiale e senza alcun rispetto per l'altra persona. D'accordo? Vediamo in questa posizione tutto ciò che voi dovreste sapere di questa persona che invece non sapete sino ad ora, quindi tutto ciò che c'è stato e c'è di nascosto nella vita di questa persona. Allora, e qui abbiamo la carta della giustizia. Questa è una persona che potrebbe essere impegnata o potrebbe essere stata sposata. Quindi è una persona che potrebbe essere impegnata e addirittura in un matrimonio. O potrebbe esserlo stata, matrimonio che però evidentemente non è ancora stato, diciamo, interrotto, scisso legalmente, quindi qui non c'è un divorzio, o comunque una persona in piena separazione, per carità, ma che comunque non ha ancora tagliato il cordone ombelicale con la ex compagna. Quindi, a differenza della variante precedente, dove obiettivamente non compariva una reale presenza di una terza persona, in questo caso con la carta della giustizia sì. Vi ripeto, potrebbe essere una persona impegnata tuttora nel presente o potrebbe essere una persona separata o, vi ripeto, in via di separazione, di divorzio, ma che ancora ha modo di avere a che fare con la ex compagna, con la quale ancora non ha chiuso tutti i rapporti in essere. Ci parla di giustizia, quindi non è innamorato di questa donna, non è un due di coppe, d'accordo? Quindi non è una persona innamorata di quest'altra donna, proprio perché abbiamo visto, nel caso in cui sia una persona tutt'oggi realmente impegnata e ve lo abbia nascosto, ovviamente la sta tradendo e l'ha tradita con voi, quindi sicuramente non è una persona innamorata e non è una persona che porta rispetto, ma vi posso assicurare che questa è una persona che comunque ha già tradito più e più volte anche questa stessa donna, che è stata una vittima ovviamente del suo carattere, del suo comportamento codardo e ovviamente delle sue menzogne. La carta della giustizia ci parla quindi di una persona abituata, ve lo ripeto, comunque alla confusione, abituata a mentire
ed è una persona ancora malamente però legata ovviamente ad un vecchio rapporto che questa persona non riesce a scindere, cioè è una persona ancora legata in maniera malsana però ad una persona del proprio passato. Ecco perché appunto con il 7 di spade e il 9 di denari appunto vi dicevo che questa persona obiettivamente ha una sorta di modus operandi negativo nei confronti dei sentimenti che va a riproporre ovviamente in tutti i rapporti che lui vive. E poi ha ovviamente il coraggio di dare la colpa alla compagna di turno. D'accordo? Quindi sicuramente non è una persona che vive nell'onestà, non è una persona che vive, diciamo, nella legalità dei comportamenti, ma è una persona che ovviamente tende appunto a mentire. Quindi vi ripeto, la giustizia in posizione di ostacolo potrebbe parlare o di un rapporto che c'è tuttora in essere con un'altra donna, però parlando di giustizia, un rapporto consolidato, quindi un matrimonio o comunque un fidanzamento, una convivenza importante. Oppure questa è una persona in via di allontanamento, quindi divorzio, separazione da una precedente compagna, processo ovviamente legale che però sta andando molto male e soprattutto a livello emotivo è una persona che fa fatica a staccarsi dal passato. Quindi è una persona che potrebbe sembrare in qualche modo rivolgersi al nuovo. Ma in realtà poi si va a rimangiare tutto quello che ha detto il sasso famoso che questa persona lancia e poi tira indietro la mano. Ecco perché questa persona si sente meglio da single, perché obiettivamente nel momento in cui inizia un rapporto come quello con voi dovrebbe darvi troppe spiegazioni. Sia nel caso in cui obiettivamente sia una persona impegnata e abbia mentito, sia nel caso in cui questa persona abbia un rapporto, ovviamente, anche se in disfacimento, però comunque ancora in essere con un'altra persona o senta ancora una persona del passato, a prescindere che possano avere o meno dei figli, ma qui c'è proprio un legame sbagliato con una persona del passato. Quindi è una persona che sta attraversando o che ha attraversato un momento negativo, motivo per cui principale, ovviamente, questa persona si è allontanata da voi. Un momento negativo causato dalla presenza di un'altra donna, o comunque, vi ripeto, da un legame che questa persona non riesce ovviamente a scindere. D'accordo? Quindi o è una donna del passato o è una donna tuttora presente. Quindi non è una persona che sa camminare a livello sentimentale ovviamente con le sue sole gambe. Questa è una persona che tende a comportarsi in questo modo. Quindi non è una persona che vive, diciamo, nella lealtà e non è una persona che vive nella trasparenza. È una persona che vuole in qualche modo, no, spiccare il volo, ma poi ovviamente si tira indietro, incapace di portare avanti le proprie progettualità, di prendere delle iniziative. È una persona incerta, insicura, che vive nella sregolatezza, mal consigliata, ve lo dicevo, con il 9 di denari. Quindi è una persona che tende a mentire e che potrebbe avere difficoltà giudiziarie, cause legali ancora in essere, ovviamente gravose. Quindi qui ci sono delle problematiche, a mio avviso, piuttosto importanti. D'accordo? Quindi mi raccomando, ve lo ribadisco, attenzione a quello che questa persona potrebbe avervi detto, potrebbe dirvi. Cercate di agire, nel caso in cui questa persona possa tornare, nella maniera più razionale possibile, cercando ovviamente di non farvi ingannare, vi ripeto, dalle belle parole di questa persona, perché è una persona molto, molto infantile ed è una persona che ha una povertà spirito che la porta a raccontare tante menzogne, ovviamente, ad altre persone. In particolar modo nel caso in cui voi abbiate conosciuto questa persona sui social, ragazzi, io ve lo ribadisco e lo ribadisco sempre. Ovviamente i social sono stracolmi dei famosi sposati single.
Quindi ci sono tantissime persone che hanno un profilo tipicamente da single e magari scrivono anche single, la famosa specifica single, ma non lo sono. Sono persone sposate o anche comunque impegnate. Quindi mi raccomando, prestate attenzione. D'accordo? Quindi cercate chiaramente di capire che dall'altra parte sicuramente potrebbe esserci una persona non necessariamente malvagia, ma capace di raccontare qualche bugia di troppo. E questa persona ne racconta. Vi ripeto, poi anche mal consigliata, quindi sicuramente non è evidentemente la persona migliore che in qualche modo, anche in questo caso appunto il karma, poteva mettervi dinanzi. D'accordo? Quindi vi ripeto, potrebbe avere problematiche legali legate appunto ad una separazione o ad un divorzio che ovviamente non sta procedendo come si aspettava. Oppure, vi ripeto, potrebbe avere anche problemi legali di altro genere, anche se chiaramente mi auguro che ovviamente non sia questa la situazione. Però purtroppo, ragazzi, la giustizia in accezione negativa è una carta, diciamo, piuttosto pesante, soprattutto appunto in posizione di ostacolo, perché, vi ripeto, può rappresentare delle problematiche legali non indifferenti, anche magari legate per esempio al fallimento di un'attività professionale, per esempio di un'attività commerciale. Comunque qui ci sono delle situazioni obiettivamente legali che rendono questa persona particolarmente ritrosa nei confronti del sentimento, dei sentimenti e soprattutto una persona inaffidabile nel momento in cui voi avete l'intenzionalità appunto di creare un rapporto di coppia. E attenzione, soprattutto ai sensi di colpa che questa persona potrebbe instillare nella compagna, perché lo ha sempre fatto anche con le precedenti compagne. Quindi è una persona piuttosto, diciamo, furba, soprattutto a parole ci sa assolutamente fare, ma chiaramente bisogna ovviamente sempre appunto prendere con le pinze tutto quello che questa persona vi ha detto ed eventualmente vi andrà a dire. A proposito appunto di quello che questa persona vi andrà a dire, cerchiamo dunque di capire come procederà appunto il futuro tra voi e questa persona in quest'ultima posizione, ovviamente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, a seconda, voi sapete appunto, delle tempistiche identificate appunto dal singolo arcano. Vediamo un po'. E qui abbiamo il Cavaliere di Coppe. Allora, è una carta molto bella. È una carta di richiesta di perdono. È una carta di comunicazione. È una carta di invito. È una carta di ritorno. Il Cavaliere di Coppe e il Cavaliere di Bastoni rappresentano sempre i ritorni in situazioni di chiusura o dopo un allontanamento, come in questo caso. Però, ragazze, vi ripeto, non cancellate tutto quello che abbiamo sino ad ora detto nelle tre carte precedenti. Cioè, questa persona tornerà con la coda fra le gambe chiedendovi perdono, perché il Cavaliere di Coppe rappresenta proprio la richiesta di perdono, cioè qualcuno che viene da voi portandovi appunto la coppa del perdono. Ma attenzione, che obiettivamente è pur sempre la stessa persona che poi è scomparsa. D'accordo? È la stessa persona che vi ha portato ad essere qui, in questa stesa. Dunque, nel momento in cui questa persona si riaffaccerà a voi e si riaffaccerà a voi, quindi non ci sono assolutamente dubbi, questa è una persona che ovviamente andrà in qualche modo redarguita o comunque rimessa al suo posto nel momento in cui si ripresenterà da voi, anche ovviamente chiedendovi scusa. Ma lui si aspetta, ve l'ho detto, con il 7 di spade, comunque un atteggiamento duro da parte vostra, addirittura anche una possibile chiusura. È chiaro che questa è una persona che dovrebbe darvi tante spiegazioni, quindi non soltanto chiedervi perdono, non soltanto in qualche modo incensarvi con delle belle parole e anche un invito romantico, perché, vi ripeto, il Cavaliere di Coppe parla di notizie. È un messaggero di notizie, di sorprese, di un invito, quindi una persona che sicuramente a breve vi inviterà. Ma mi raccomando, questa è una persona che vi potrebbe offrire delle opportunità
da però saggiare bene con razionalità. D'accordo? Quindi l'iniziativa c'è, il ritorno c'è. Tornerà anche con grande coraggio, perché il cavaliere di coppe ci parla comunque di intraprendenza, coraggio, determinazione. Quindi una persona anche, diciamo, pronta in qualche modo a prendersi, se vogliamo, una parte di responsabilità, che non vuole lasciarsi sfuggire voi come la sua conquista. Quindi è una persona che vi vede come qualcosa di bello, di importante nella sua vita, ma è un cavaliere, non è un re. Quindi non è una persona che arriverà da voi con intenzionalità, con, diciamo, desiderio e voglia di costruire un reale legame impegnativo. Non è ancora una persona matura per una cosa del genere. D'accordo? Il cavaliere di coppe è un uomo affascinante, è un uomo focoso, è un uomo pronto ovviamente a vivere con voi ancora dei momenti anche eroticamente molto intensi, ma attenzione, perché comunque è una persona che, proprio come tipico dei cavalieri che si muovono spesso nel tempo e nello spazio, esattamente come obiettivamente si è allontanato, potrebbe rifarlo. Vi ripeto, non è un re. I re sono generalmente rappresentati seduti su di un trono, perché sono stabili. Il re torna per rimanere. In questo caso abbiamo un cavaliere che, esattamente come può tornare, così può ovviamente allontanarsi di nuovo. È una persona affascinante, una persona che ci sa fare, ed è una persona che ha voglia di vivere, avrà ancora voglia di vivere una passione travolgente con voi, ma vi vede come una conquista. Quindi qui c'è la ripresa di un rapporto, del vostro rapporto dopo la vostra rottura, e avverrà in maniera inattesa, cioè quando meno voi ve l'aspettate, questa persona vi riscriverà, vi richiamerà, assolutamente, e tornerà magari anche con coraggio, magari anche raccontandovi di uno spostamento, perché qui parliamo appunto di cavalieri, quindi uno spostamento, un viaggio che questa persona potrebbe aver compiuto. Ma attenzione a ovviamente prendere bene con le pinze tutto quello che questa persona vi dirà, e soprattutto, vi ripeto, non è un re di coppe, è un cavaliere, quindi non è ancora del tutto maturo per poter vivere con voi un legame duraturo e abbandonarsi ovviamente al reale amore, all'amore profondo. Questa è una persona che vuole abbandonarsi all'eros, quindi capace di farvi vivere dei momenti eroticamente importanti? Assolutamente sì. È una persona che potrebbe corteggiarvi di nuovo? Assolutamente sì. È una persona che potrebbe chiedervi perdono? Assolutamente sì. Quindi è una persona che sicuramente si rifarà avanti con una proposta, con un invito romantico. Sicuramente è una persona che vorrà vivere ancora, vi ripeto, dei momenti importanti con voi. Il cavaliere è simbolo sempre di movimento, quindi notizie e comunicazioni in arrivo. Qui ci sono ovviamente inviti, sms inaspettati, piacevoli. C'è proprio il ritorno, ragazzi, di questa persona, il tentativo di ripresa di un rapporto. Ma, vi ripeto, non è una persona pronta comunque ad iniziare un rapporto di coppia definitivo con voi. E soprattutto, una delle, diciamo, caratteristiche dei cavalieri è appunto quella di essere dei playboy, cioè obiettivamente sono delle persone che si lasciano affascinare sicuramente, vi ripeto, dalla conquista, da una bella donna, da un bel corpo, ma obiettivamente poi non danno grande continuità e profondità ad un sentimento, d'accordo? Quindi qui sicuramente c'è il ritorno da parte di questa persona, ma logicamente qui bisognerà cercare di capire bene se ovviamente ne varrà o meno la pena, perché in questo caso obiettivamente ci sono molte cose che questa persona dovrà appunto andare a spiegarvi, in particolar modo queste menzogne che questa persona potrebbe appunto avervi raccontato, d'accordo? Cercando anche magari di far passare voi per, diciamo, colei che può aver detto quella cosa sbagliata o agito in maniera non del tutto concreta, d'accordo? Però in questo caso sicuramente il ritorno ci sarà. Ovviamente, ragazze, spetta a voi la decisione se continuare o, diciamo, interrompere questa storia. Sappiate che questa persona se lo aspetta, quindi si aspetta che comunque voi lo mettiate alla porta.
A differenza invece appunto della variante precedente, in cui invece avevamo un soggetto della stesa particolarmente sicuro invece di essere assolutamente ben riaccolto. D'accordo? Quindi ovviamente vi ripeto ragazzi, qui c'è sicuramente un ritorno anche con tempistiche molto veloci, perché innanzitutto parliamo di un cavaliere, i cavalieri si muovono velocemente nel tempo e nello spazio, ma poi ovviamente parliamo anche di un cavaliere di coppe. Voi sapete che coppe e appunto bastoni rappresentano le tempistiche più veloci, quindi stiamo parlando al massimo di qualche giorno o addirittura di qualche settimana, ma obiettivamente questa è sicuramente una persona che vi ritornerà, quindi non vi farà attendere dei mesi. È una persona che vi riscriverà, vi ripeto, quando meno ve lo aspettate, ma ovviamente è una persona che potrebbe portarvi sicuramente ad un incontro molto piacevole, ma obiettivamente è una persona che potrebbe, vedete, raccontare un po' troppe menzogne, d'accordo? Però vi ripeto, in questo caso sicuramente il ritorno da parte appunto di questa persona c'è in pieno, d'accordo? Di conseguenza, appunto, come dico sempre, buona fortuna, tenete duro, a presto.